Bene, ben ritrovati, possiamo iniziare. Abbiamo l'assemblea, consiglio comunale del lunedì 27 novembre 2023, alle ore 18.30. Lascio la parola al segretario di Giulia Picca per l'appello. Buonasera, Vincenti. Presente. Massa. Presente. Silvio e assente. Identificato. Ferretti. Presente. Salvini. Presente. Ridelli. Presente. Biglietti. Presente. Tira. Presente. Sormani. Presente. Tenini. Presente. Bravo. Presente. Capelli. Presente. E la consigliera Mizzani ha comunicato la presenza. Bene, passiamo al punto 1, lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente del 25 settembre 2023, le deliberazioni dal numero 24 al numero 29. Il signor consigliere ha avuto modo di ricevere il materiale. Quindi metto in votazione se non c'è niente da dire il punto 1, chi vota a favore? Passiamo al punto 2, variazione a bilancio e previsione finanziaria 2023-2025, lascio la parola al vice sindaco che delega al bilancio Guidelli. L'ultima variazione del bilancio dell'anno, variazione con l'ufficio contabile per andare a sistemare qualche spesa in più, qualche entrata all'altro, quindi proprio una variazione d'ufficio. Niente, nessun particolare contabile, nessun particolare movimento da segnalare, né entrate in uscita, soltanto proprio un assolutamente un momento riguardo. Vogliamo il dettaglio? Ecco. c'è una sfida che vi aspetta. Allora metto in votazione il punto 2, variazione di bilancio di previsione finanziaria 2023-2025, chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie. Per questo vi chiedo di immediata eseguibilità, chi vota a favore? Chi si astiene? Immagino lui. Grazie. Passiamo al punto 3, esame e approvazione della convenzione capitolata per la gestione in outsourcing parziale dei servizi informatici tra i comuni di Maniago e Gottolengo, durata quinquennale. Come anticipato nel preconsiglio, visto la necessità di avere un supporto per la gestione dei servizi informatici e telematici anche mediante un servizio di pronto intervento, e visto che la convenzione attualmente in essere scade il 31-12 col comune di Manerbio, e che ci siamo trovati bene, vorremmo rinnovare la convenzione per 5 anni, come vi anticipavo, con un costo di 1.800 euro annui per 30 ore di servizio. Qualcuno ha qualcosa da chiedere in merito a questo? Allora, in votazione il punto 3, esame approvazione convenzione capitolata per la gestione di risorse imparziali dei servizi informatici tra i comuni di Manerbio e Gottolengo, durata quinquennale, come da favore? Unanimità, grazie. Anche per questo vi chiedo immediata eseguibilità, come da favore? Passiamo al punto 4, adeguamento e approvazione del nuovo regolamento del gruppo comunale di protezione civile di Gottolengo. Anche qui, come vi avevo anticipato, vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre, poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 marzo 2023, che proponeva uno schema tipo di regolamento, visto che Regione Lombardia, con la delibera del 17 luglio 2023, sì, ha dato 12 mesi di tempo per procedere, quindi adeguarci anche per il gruppo di Gottolengo al nuovo schema tipo di regolamento. Di fatto ne prendiamo atto e se vogliamo ancora la protezione civile dobbiamo fare così. Quindi se qualcuno può guardare, deve avere una continuazione. Sì, prego. Perché abbiamo ricevuto un pochino tardi, quindi non so come riuscita L'articolo 5, comma 2, dice che possono partecipare, possono aderire al gruppo i minorenni. Purtroppo l'ho notato anch'io, aderire al gruppo di protezione civile è un conto, essere poi operativi sul territorio e quindi esercitare attività di protezione civile con le responsabilità che ne derivano è un altro. Sì. Quindi possono aderire al gruppo in forza, quasi come fossero soci sostenitori di un'associazione, però di fatto non operare fino al 21 anno. Sì, quello c'è questo scritto, no? Ci chiedevamo se mettere un'ulteriore limitazione dai 16 anni poi, o almeno che abbiamo fatto la terza media.
tuttavia, essendo regolamenti tipo con uno schema ben definito, non è possibile. Sì, no, mi permetto perché mio figlio c'è dentro. Ci sono la categoria dei cadetti che iniziano dai 16 anni, però possono partecipare anche i ragazzi delle medie, sostanzialmente, con una funzione puramente. Fanno i campi di scuola, queste cose così, non fanno ovviamente attività pratica, mentre i cadetti che hanno già i 16 anni iniziano a fare dei corsi propedeutici, perché alcune strumentazioni le possono utilizzare anche se non sono maggiorenni, con più di 18 anni, poi diventano operativi, fanno i corsi veri e propri con dei patentini che specificano le loro specializzazioni. Metto fine in votazione punto 4, adeguamento e approvazione del nuovo regolamento del gruppo comunale di protezione civile di Gottolengo. Chi vota a favore? Anche se la prossima volta solo fai arrivare 3 minuti principalmente. Certo, no. Sabato non c'era e quindi non era un problema. In realtà avevo dato disposizione sabato. Passiamo quindi al punto 5, modifica la convenzione per l'esercizio associato della funzione di protezione civile tra i comuni di Gottolengo e Gambara, in parte a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento, in parte perché la convenzione, come era stata prevista, la precedente convenzione ipotizzava l'esistenza di un gruppo intercomunale di protezione civile, il comune di Gottolengo era il capofila, quindi al comune di Gottolengo spettava la responsabilità amministrativa burocratica e anche quella di spesa, e poi avrebbe reso in contatto nell'anno successivo al comune di Gambara, essendo che è cambiata la realtà dei fatti, si è optato per fare due gruppi comunali che invece cooperano per le varie attività su entrambi i territori, abbiamo modificato la convenzione perché non aveva senso rimanesse così come era. L'operatività rimane comune, ma le gestioni devono essere separate dalla pubblica raccolta. Esatto. Due città, due quartieri di una città piccola, cioè da 6 km un poco male. Oltretutto la provincia vuole proprio che le comunicazioni inerenti al gruppo comunale di Gambara, nonostante il servizio di polizia locale associato hanno in campo la gestione, vengano proprio da una mail del comune di Gambara, perché altrimenti si accavallano, si confondono qui. Quindi se nessun altro ha qualcosa da dire, metto in votazione il punto 5, modifica la convenzione per l'esercizio associato della funzione di protezione civile tra i comuni di Gottolengo e Gambara. Vota a favore? Grazie. Per questo vi chiedo l'immediata eseguibilità, che vota a favore? Grazie. Passiamo quindi al punto 6, intervento in deroga su convegno individuato per la rigenerazione urbana, ex articolo 8 bis, e altresì quale immobile dismesso, ex articolo 40 bis. Per quella trattazione punto 6 lascio la parola all'assessore dottor Giacomo Massa, che ha la delega edilizia privata. Sì, grazie. Riprendiamo il filo da dove l'avevamo lasciato. Sostanzialmente vi ricorderete che il compendio immobiliare in via Cadorna, che da tanti anni con la mente in disuso, è stato oggetto già di discussione in codesto consiglio relativamente alla ristrutturazione e rigenerazione urbana che i nuovi acquirenti, la famiglia di Gottolengo, ha reputato opportuno avviare con il supporto dell'amministrazione comunale interessata a favorire queste iniziative del recupero del patrimonio edilizio. E ci lasciamo appunto, quindi dicevo, riprendiamo il filo nella misura in cui depositarono un cronoprogramma, una pipeline molto definita rispetto a delle demolizioni e degli interventi realizzati secondo stralcio. Questo è assolutamente in fase di temperanza e quest'oggi arriviamo a un altro step importante, quindi alla deroga, che sostanzialmente riversa due punti e riguarda due punti.
L'uno è circa, parlo in modo diretto per insomma, lasciare anche a chi ci ascolta il diretto intendimento, passare ad un grado di ristrutturazione più soft, ordinaria, un'ex ristrutturazione, a una ristrutturazione più pesante e quindi che consente interventi maggiormente liberi in tutto e per tutto. E dall'altro lato viene richiesta una deroga rispetto al sedime originario rispetto a questa edificazione, quindi la possibilità di distribuire superfici allocandole in differente modalità. Ovviamente un iter che ha riguardato il coinvolgimento non solo dell'ufficio tecnico ma anche della commissione paesaggistica, perché seppur non vincolato è un insediamento di interesse nella misura in cui è in un nucleo di antica formazione e che comunque riguarda un caseggiato importante retrostante alla chiesa parrocchiale. Detto ciò, seppur non è soggetto a vincoli riguardanti le cosiddette belle arti piuttosto che altre criticità, abbiamo reputato comunque opportuno fare una serie di passaggi non solo dal punto di vista tecnico ma anche consigliare, e quindi quest'oggi andiamo a deliberare relativamente alla possibilità ai proprietari di derogare a questi due assunti, quindi ristrutturazione, demolizioni e rigenerazione a tutti gli effetti e approvazione di quello che è un nuovo sedime per la quale poi dare seguito agli ulteriori step e quindi alla demolizione finale, a quella che sarà bonifica, tra virgolette bonifica, secondo di quello che verrà rinvenuto o meno, e poi all'edificazione e a sorgere di un bel immobile di cui non vediamo l'ora di vederne concretamente le sorti. Grazie. Se qualcuno vuole intervenire. Volevo chiedere chi ha vinto il verbale dell'altra volta, che è del 26 novembre 2022, appunto parla di rigenerazione urbana e parla quindi un intervento di radicale demolizione totale dell'ex insediamento. Nelle pagine finali mi dà anche una tempistica entro 6 mesi per la prima fase demolitoria, per la messa in sicurezza delle aree, come promesso indicato entro 6 mesi. È corretta questa cosa? Cioè, nel senso che io quello che vedo oggi, comunque, alcuni fabbricato c'è ancora. Non ho sotto mano la delibera, quindi volevo capire che c'erano diverse azioni, diverse tempistiche. E poi per la fase ricostruttiva invece mi dice entro 24 mesi. Cioè, probabilmente la messa in sicurezza entro 6 mesi dell'area riguarda la messa in sicurezza magari con sono stati concertati con i tecnici e con la proprietà degli step e degli stralci di cui sono stati già resi noti e determinati nella delibera. Sono 4 interventi che si susseguono l'uno all'altro e si completano attraverso poi l'edificazione ex novo, nella quale vengono dati dei termini ordinatori e non perentori, nella quale dare seguito alla cronoprogramma, alla pipeline di riferimento. Quindi sono gli edifici che vengono demoliti step to step, alla quale poi si dà una tempistica per la realizzazione dell'intervento di edificazione e quindi del nuovo immobile. Quindi non è cambiato nulla rispetto a quello che era l'originaria disposizione. Che cos'è che non è chiaro? È che quello che c'è comunque non è stato demolito. Ma deve essere, è uno step successivo che segue a questo. Non era possibile originariamente, perché lo declassiamo oggi da 3 a 4 la ristrutturazione della ristrutturazione pesante. Quindi grazie a quella delibera di oggi possono anche procedere a demolire altri edifici già individuati. A me è poco chiaro, però io, nel senso, mi fido ovviamente, a me è poco chiaro, nel senso che la rigenerazione urbana prevede la demolizione totale. Abbiamo fatto, quando abbiamo fatto il preconsiglio,
parlava di tabula rasa. Ma è soggetto privato determinare col nostro ausilio quelli che sono eventuali step successivi. Se io sono autorizzato a demolire in toto le modalità con cui lo esercito, non devo farlo per forza, è l'unica soluzione. No, è soggetto ai vari edifici, 3 ex finili, casa rurale, stalle, deposito e vasca. Sono suddivisi in vari step. Quindi il primo qual era? Quello che è stato delle barchesse cosiddette, e che sono state demolite, che sono quelle pericolanti. Ora procederanno nei tempi che gli state assegnati anche alle demolizioni successive. Compreso il muro di cinta. Compreso il muro di cinta. Compreso anche il muro di cinta. Che deve essere arretrato perché sono il passaggio tra quello che è il mulino, quello proprio, e quel muro di cinta è piccolissimo. Qualora tu dovessi intervenire sull'argine in modo significativo, di lì non passa nessun tempo. E sull'argine loro hanno delle distanze dove mantenere... Da quella che abbiamo visto il reconsiglio, da quello spazio di un metro, se sui tribunali, sarà giusto un metro, di lì non passa niente, quindi è di lì che deve arretrare. La distanza da un altro edificio di quella cinta deve essere di 4 o 5 metri, cos'è la distanza? Quindi lì deve allargarsi. È bello il muro, è tutto in mattone, no, chiaro. Però non deve, se no, lì. Comunque abbiamo recuperato la delibera. Gli step sono questi, quindi c'era l'immediata esecuzione relativamente agli edifici individuati quali pericolanti. La marchesa. Poi, con la deroga ex articolo 40, che è quella della legge 12 di cui stiamo trattando oggi, loro possono e devono, entro 6 mesi dalla data della delibera, procedere con tutti gli aspetti legati all'ex fienile di discorrente. Da allora hanno poi 12 mesi dalla data di oggi per poter intervenire, quindi 6 mesi, quello che ho detto. Entro 12 possono e devono fare la casa rurale. Altrettanto entro 12 la stalla. Potranno decidere, visto che c'è già la deroga, di fare tutto in un'unica soluzione o meno. L'ultimo step, che è quello entro sempre 12 mesi, è quello riferito alla vasca, perché c'è un eventuale risanamento ambientale anche da dove c'è. La vasca dei 40. Quindi da oggi abbiamo per tutte le attività di demolizione 6-12 mesi e abbiamo invece il termine di 12 mesi che è sulla parte di edificazione ex novo. Quindi questo è stato mantenuto. Il termine che era variabile a suo tempo era la data di approvazione della deroga che è quella di quest'oggi. Quindi quello non è cambiato nulla. L'oggetto della deroga è questa... L'oggetto della deroga sono due, come dicevo, la classificazione di intervento del 3-4 e quello che dicevo sostanzialmente, cioè l'unica soluzione tra virgolette, è di una diversa allocazione delle superfici edificatorie. Quindi le deroghe sono due. Progetto in consiglio. Che significa? Beneficio di chi ci segue, le deroghe di oggi sono due. Quindi di una diversa disposizione e quindi, da sabato oggi non è cambiato il problema. Esatto, quindi c'è il progetto che è quello della villa, okay? Una parte che rimane libero, perché dovrebbe essere una villa di familiare, in realtà ne sono spesi una, e il muro di cinta che corrisponde a una parte di stalla che non è ancora stata demolita, come diceva appunto Elio. E avevamo parlato di questo, cioè del fatto che rimane un metro tra l'ex edificio, che oramai è un muro bellissimo in mattoni, ma è comunque già di per sé pericolante, quindi va comunque demolito. Cioè io non terrei quello che rimane di quella stalla come muro di cinta, perché è leggermente inclinato. Beh, questo non è un cane a merito delle tecniche di risanamento, di edificazione. Noi abbiamo come oggetto la deroga. Poi come lo realizzeranno o risaneranno sono tematiche sicuramente tecniche sulla quale ci mettiamo a una dialettica tra il loro tecnico e il nostro ufficio tecnico. Noi politicamente siamo interessati alla cosa, che la regenerazione nella quale ancora la precedente proprietà Facconi nel 2012 vollero inserirlo tra gli edifici soggetti a possibili attività di rigenerazione,
è stato presentato un progetto anzitempo, oggi facciamo un ulteriore step che è la deroga, quindi quelle che sono poi le tecniche piuttosto che tematiche architettoniche generiste non le trattiamo in questa sede. Oggi proponiamo la deroga che è funzionale e è dedicata a un progetto che avete avuto l'opportunità di visionarlo sabato, ma non solo, perché era già a disposizione, è intervenuta la commissione paesaggistica, la quale ha rilasciato anche il loro parere favorevole, quindi si è completato l'ultimo tassello che per noi era imprescindibile, quello della commissione paesaggistica. Allora, secondo noi, come ne abbiamo già parlato, questa misura di un metro dovrà aumentare comunque, cioè io non posso avere una recinzione, perché dobbiamo... Non entro nel merito di questo, io entro nel merito di questo. Cos'è che fa parte della delibera? Perché noi abbiamo visto un progetto, questo progetto mette, ok, la scia e... lascia quella distanza di un metro la scia, che è il progetto proposto attenzione nel Consiglio Comunale, è una scia completa di tutta la documentazione tecnica, però il Consiglio Comunale si è spiegato su due concetti, di tipologia di intervento e le deroghe sull'allocazione delle cubature. Punto. Punto. Nessuno ha niente da ridire. Però siccome sul progetto abbiamo visto che questo muro barra cinta, come vogliamo chiamare, questa costruzione di mattoni è a un metro dal quello che chiamiamo il pulito, quel metro lì deve diventare di 5 metri, 5 metri. Adesso, perché è la parte confinante esistente adesso dall'altro edificio, a casa me. Sì, il progetto che avete visionato. Sì, giusto appunto. E lì però lo stesso tecnico ha sollevato una criticità, il tecnico nostro comunale, il nostro tecnico, non il mio tecnico futuro, ha ben fatto messo in evidenza che quella distanza lì va rivisitata. C'è una normativa solo non è aleatoria o no, la deroga del Consiglio Comunale, c'è scritto chiaramente nella delibera che la distanza dal RIM deve essere di almeno 4.000. Sì, cioè, non capisco, però non capisco. Cioè, non è una preoccupazione, scusa, l'ho visto francamente preoccupato quando l'ho fatto. Ma non è derogabile, eh? Non è derogabile. Ma il vincolo idrogeologico va rispettato. Cioè questo non capisco, la deroga non attiene alle distanze del tutto. Capito, perché allora c'è un consiglio, siccome abbiamo visto sabato mattina questa cosa, ci teniamo a sottolineare che lì è importante proprio per la gestione dei la delibera di stasera non supera il vincolo idrogeologico. Ma ho capito, la deroga quello perfettamente. Perfettamente. La preoccupazione è che se ci fosse una. Un evento eccezionale, lì i mezzi non passano, per cui volevo essere certo, vogliamo essere certi che nello spazio funziona, perché sennò il signore lì mi dava a fare, mi piace tenere su quella cinta lì. La tua preoccupazione è legata al rispetto del vincolo idrogeologico, che comunque non è coperto da questa delibera, verrà rispettato dall'ufficio tecnico perché è una sua competenza. Non è in discussione, non è in discussione il rispetto del vincolo idrogeologico questa sera. È pacifico. Che deve essere a 4 metri dal filo del Ciacarito. Sta pur sereno. Come lì può sempre accadere, lì ci bisogna passare. Perché poi se la posso sott'acqua che la casa dentro è un piccolo indicatetta. Metto quindi in votazione il punto 6, intervento di deroga ai sensi del suo compendio individuale per la rete del sistema, ex articolo 8 bis, altresì quale immobile dismesso, ex articolo 40 bis. Chi vota a favore? Chi si astiene? Chi vota contro? È una stensione sulla fiducia, ci tengo a dirlo anche ai cittadini, credo che la sacra sia tranquilla per loro. Una stensione sulla fiducia, la sfiducia costruttiva, però tecnicamente sfiducia costruttiva.
Anche per questa tecnica, la prima la sfiducia costruttiva per l'immediata seguita che vota a favore. Chi si astiene? Vota contro. Astensione costruttiva. Grazie. Io avrei un comunicato dei consiglieri di minoranza, quale dei punti si posso leggere lì e poi invito voi domani o vi lascio segretario. Cogliamo l'occasione di questo ultimo consiglio comunale per augurare il sindaco, gli assessori e i consiglieri un felice Natale e buone feste, confidando in una proficua e soprattutto maggiore collaborazione per il nuovo anno. Ci permettiamo di suggerire un paio di consigli. Uno, a seguito di lamentele da parte di alcuni residenti nel centro storico, chiediamo la riduzione delle emissioni sonore e l'interruzione delle stesse entro la mezzanotte durante le varie feste serali che organizzerete nel prossimo anno. Due, in merito alla questione dell'organizzazione del servizio del bambino scolastico, riteniamo che andrà comunque mantenuto per le cascine. Il pedibus è un'idea praticabile per i villaggi esterni al centro, solo se organizzato con una didattica che tende a ridurre il trasporto dei libri da scuola a casa. Con la praticità del pedibus questa è un'ottima idea, però se i design ci siamo lavorato, abbiamo delle buone idee. Sto lavorando sul supporto della TS. Abbiamo già fatto un incontro, ce ne saranno altre quando avremo qualche notizia, sicuramente vi metteremo con lei. Ecco, io se posso vorrei dire che io abito in un centro storico ma non ho fatto avanzato nessuna richiesta di veramente pulmino. Ma sul pulmino mi interrebbe, ma dico sul riduzione sulle molecole. Però ecco, non vorrei. Non sono io. E quindi ci teniamo, anzi, che ce ne sia di più. Io propongo anzi al sindaco e al Proloco che continuino così, ma non solo qualche festa in più, se non saranno una. Qualche after hour fino ad ora. No, adesso l'orario. L'orario sono tutti rispettati. No. Sono giovane, sono così tollerante di quelle che sono delle iniziative che non abitiamo né a Manhattan né a Las Vegas e sono poche all'anno, insomma. Allora, con rispetto, se posso intervenire, allora, le prime feste, parliamo proprio quelle del 2022, c'è stato un problema. Quest'anno abbiamo corretto il tiro. Abbiamo migliorato. Naturalmente. Siamo qui per quello. Bene. Grazie a tutti. Buonasera, ciao Luigi, grazie.